Il treno ha fischiato. Belluca è il protagonista di questa novella. È un impiegato sottomesso, provato dalla vita. Egli infatti vive in una famiglia dove è l'unico che porta a casa lo stipendio, in quanto moglie e altre donne di famiglia sono anche cieche e quindi non possono contribuire al sostentamento della famiglia. E poi ci sono tanti figli, nipoti, eccetera, eccetera, e quindi anche loro non possono lavorare. Quindi Belluca è costretto a lavorare, a fare l'impiegato, come vi dicevo, di giorno, addirittura anche di notte, proseguire con del lavoro, non so, tipo a cottimo, no? Per ovviare alle esigenze della famiglia. La sua esistenza è pertanto un'esistenza frustrante, alienante, una specie di gabbia, di prigione, dalla quale sembra non possa uscire in nessun modo. Gli capita tuttavia una sera che rimane a lavorare un'ora avanzata, gli capita di ascoltare semplicemente il suono di un treno, il treno che fischia, il treno ha fischiato. Si tratta di un'esperienza assolutamente banale, tuttavia per Belluca diventa un evento apparentemente significante, evoca la profondità dell'io. Rigenera l'autocoscienza della propria dignità di creatura, non riconducibile a una funzione, a un ruolo, bensì aperto, aperto su tutto il mondo, aperto sull'infinito, su una realtà totale. Tutto il mondo, dice nella novella proprio Luigi Pirandello. Il fischio è come una chiamata, una vocazione. Il treno simboleggia il viaggio, il movimento, il dinamismo. Quindi contrapposta alla staticità della sua vita c'è questa idea del viaggio, del cambiamento. Questo treno chissà dove va, chissà in quali posti stupendi, straordinari, esotici si sta dirigendo. E allora Belluca con la testa non è più lì rinchiuso nella sua cameretta a lavorare, ma con la testa vaga e finalmente si libera dalla sua condizione così gretta, così chiusa. E in un certo senso cambia vita. Per dove? Dov'è lo scopo? Lo scopo più di tanto non si vede, non si intravede, però è come una domanda aperta sul proprio destino, una svolta della vita dalla chiusura all'apertura, come avviene anche in un'altra novella di Pirandello, Ciaula scopre la luna. Dalla dimenticanza alla consapevolezza del mondo intorno, il mondo che c'è intorno a noi. Dalla semicecità in cui lui viveva accanto a tre donne cieche, allo sguardo spalancato. E allora, il giorno dopo, lui che era sempre stato un impiegato succube del suo capo, che aveva sempre fatto tutto quello che il suo capo gli comandava di fare, quel giorno invece Belluca arriva al lavoro sfrontato, libero, può fare tutto quello che vuole. Anzi, quando il capo gli fa presente che è arrivato in ritardo, lui che era sempre arrivato in anticipo, che non aveva mai sgarrato, lui lo tratta con una certa aria di sufficienza. Allora il capo insiste, vorrebbe rimproverarlo, vorrebbe licenziarlo e lui lo prende a pedate. Oh, così impari. Ovviamente, questo fatto viene interpretato da tutti come la dimostrazione della pazzia di Belluca. Belluca è diventato pazzo. Chiamate il manicomio, chiamate gli infermieri, arrivano gli infermieri, gli mettono la camicia di forza, lo prendono, lo portano via, Belluca è impazzito, va al manicomio, Belluca è contento. Perché comunque la sua vita è cambiata, è diventato un pazzo consapevole, esattamente come Vitangelo Moscarda alla fine del romanzo Uno, Nessuno e Centomila. Questa è la vicenda che io vi ho raccontato in un modo cronologicamente ordinato. Invece, nel racconto, la vicenda è narrata a ritroso. Cioè, prima si racconta di quando lui al mattino è stato portato via da questi del manicomio, poi che cosa aveva fatto il mattino con il suo capo, e poi piano piano si arriva a scoprire la sua vicenda anteriore è quello che è successo la sera prima, del treno fischiato e via discorrendo. Ecco, ricordate quello che abbiamo studiato in classe prima? Vi è un totale ribaltamento di quello che è il rapporto tra fabula e intreccio, quindi tutto
a ritroso, viene raccontato in questa novella. Un'altra cosa importante, interessante, ricordate che in Verga il narratore è retrocesso al livello della gente, del popolo, la gente, la plebe siciliana, e quindi uno è cattivo perché ha i capelli rossi, rosso malpelo, pure la regressione del narratore nei Malavoglia. Ebbene, qui invece accade qualcosa di particolare. Il narratore è un vicino di casa di Belluca. In un certo senso il narratore sa di più rispetto agli altri, rispetto alla gente, rispetto ai compagni di lavoro di Belluca. Il narratore sa e conosce di più, cioè loro non si sono resi conto del perché Belluca si è comportato in quel modo quel mattino, invece il narratore lo sa, perché il narratore sa la condizione in cui vive Belluca giorno per giorno, questa condizione così assurda, di questa alienazione tremenda. Poi infatti ce lo racconta, ci spiega come stanno le cose, come mai questo atto così gratuito della mattina del nostro Belluca, Belluca che è sempre stato succube del capo, che invece quella mattina si era messo a ribellarsi al suo capo, e lui lo sa il perché, il motivo. E allora, ragazzi, accade anche a voi certe volte di voler evadere, di voler cambiare vita, decidere di tagliare i ponti decisamente col passato, scoprire di vivere in una gabbia, in una prigione che altri hanno magari fabbricato per noi, e decidere di rompere, di spezzare le sbarre di questa prigione e di cambiare totalmente e radicalmente. Cosa pensate? Cosa direste se vostro padre, una volta che voi tornate a casa, vi dice: cari ragazzi, adesso io me ne vado, fatti vostri, io mi licenzio, io ho deciso di farmi un'altra vita, e voi cacciatevela da soli perché io ho deciso di cambiare. Eh? Cosa dite di questa? Che no? A me è capitato che lo dice. Come? È capitato. Ah, è capitato che lo dice, è già qualcosa, cioè lo, già è capitato che lo dica. Certe volte è capitato che il nostro padre ha detto: beh, sentite, adesso basta, prendo e vado via. Eh? È successo? Ah, il borghese che vive quindi in una condizione ormai cristallizzata, che poi a un certo punto succede qualcosa. Per Belluca è stato il suono di un treno, ma per qualcun altro può essere qualcos'altro ancora, che gli fa pensare, immaginare che si può cambiare vita, si può cambiare totalmente. Cosa dite voi? È successo a qualcuno di voi che la vita è cambiata? Avete sentito parlare di persone che hanno cambiato radicalmente vita? Che hanno tagliato i ponti col passato? Che hanno deciso di evadere? Che hanno deciso sì, che ce l'hanno fatta, no. Ah, hanno deciso sì, ma non ce l'hanno fatta. Che ormai erano... cioè, si trova in una situazione per cui non è possibile cambiare, giusto? Questo vuol dire. Chiaro che poi dopo una piccola variazione, però il carattere rimane uguale, quindi le situazioni si ripetono, cioè si ripetono, perché anche la gente che si va a confrontare. Sostieni che se anche una persona pensa di cambiare, poi comunque è la fa, cioè io che ho visto che qualcuno pensa di cambiare ce la fa. Allora alla fine succede come a Mattia Pascal, che pensa di cambiare, pensa di essere libero. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.